Tania Cagnotto, dai tuffi alla cucina, che cosa sta preparando? Abbiamo fatto dei muffin con i semi di papavero. Sì, ogni tanto per sopravvivenza devo cucinare anch'io. In questo periodo di Masterchef chi è il suo cuoco preferito? È Alessandro Borghese, ovviamente. Quali sono le curiosità in cucina? Ma ad esempio questa è una soluzione utile per far scomparire, diciamo, quelli che sono un gruppo di elettrodomestici in una parete che da un'armadiatura diventa poi una zona di lavoro. Di conseguenza abbiamo a disposizione quelle che sono le attrezzature per cucinare e poi, diciamo, farli scomparire nel momento in cui non servono più. Questo è uno spazio che viene ricavato in 20 cm nel retro della cucina e dà la possibilità di avere a portata di mano tutti quegli ingredienti che sono utili per la preparazione del cibo. Una delle novità è la dispensa, dove si possono mettere salumi, formaggi con le temperature adatte. Come è nata questa idea? Ma è un'idea che è da un po' che ci gira in testa, adesso abbiamo portato avanti un progetto per dare la possibilità a coloro che hanno delle abitazioni, magari non con lo spazio per la cantina tradizionale, però di poter realizzare questo piccolo spazio, diciamo, dedicato proprio al mantenimento anche di salumi, di affettati. Si è creato una stanza apposita con uno strumento che garantisca umidità e temperatura adeguate per poter poi appunto conservare questi ingredienti. Ti stai divertendo durante questa settimana? Assolutamente, ci vorrebbe secondo me ogni mese una scusa per fare delle manifestazioni che coinvolgono la città, che coinvolgono la gente, perché Milano in questa settimana è veramente molto vivo. Mi piace creare musica che fa stare insieme la gente. I'm a big fan of design. I have many friends who are designers, and my father was an architect, so I've always been interested, particularly in furniture, and it's lovely to be here. Che cosa ne pensa di questa grande moda della cucina? Tutti che adesso vogliono cucinare e vogliono avere una bella cucina in casa. Food is very important. I mean, in Italy it's always been very important. It's now important in England. We have in London we have so many different cuisines within the restaurants, but in the home we don't have a tradition of great food. But I don't have a television. So I haven't been following all of the television crazes, but I know that they exist. But my husband is the cook in our house, and he's a fantastic cook. And so, and we have a lovely kitchen, but it's not a beautiful modern kitchen like this. I would like one in green, please.